Secondo giorno di lavori al 14° summit dei premi Nobel per la pace. Il primo panel di oggi ha regalato momenti di grande emozione, toccando un tema impegnativo come la violenza sessuale e di genere. People, nations loves each other. Only dictators fighting with each other. Gli altri due panel sono stati incentrati sulla convivenza pacifica fra le comunità ed il ruolo degli organismi internazionali nella prevenzione dei conflitti. Ai nostri microfoni il presidente José Ramos Horta, premio Nobel per la pace 1996, ed il sindaco di Messina, Renato Accurinti. I was first very, very overwhelmed, touched by the emotional, strong comments by the two sisters. Mi sono molto emozionato e sono rimasto colpito dagli interventi delle due sorelle dello Yemen e dell'Iran quando si sono abbracciate. They show what is possible. Hanno mostrato che cosa è possibile fare quando un messaggio raggiunge ogni casa nei rispettivi paesi. It is extremely important the partnership between the European Union, United Nations. È molto importante la partnership tra l'Unione Europea, le Nazioni Unite, l'Unione Africana e le altre organizzazioni regionali. Noi abbiamo assolutamente bisogno di lavorare insieme per fare in modo che la comunità internazionale sia più efficace nella prevenzione dei conflitti e nella loro interruzione, quando già in atto, perché troppo spesso la comunità internazionale è intervenuta troppo lentamente. Tra il momento che il Consiglio di sicurezza chiede una risoluzione a quando il piano di pace viene messo in atto, passano parecchi mesi. Absolutely, education is an extremely important pillar. Assolutamente, l'educazione è un pilastro fondamentale per la pace, ma dipende ovviamente da che tipo di educazione ricevono i bambini. The ideas of Islamic extremism. Alcune delle idee dell'estremismo islamico contro i cristiani o degli ebrei, da dove vengono? They don't learn in the streets, they learn in Madras, in some schools. Non vengono dalle strade, ma le imparano nelle madrash. In alcune scuole coraniche, in alcuni paesi, indottrinano i bambini molto presto contro il cosiddetto diavolo occidentale. So, education is extremely important, but what kind of education? Quindi è estremamente importante che tipo di educazione si dà. È una sfida per l'Islam moderato ed è la maggioranza in giro per il mondo e noi dobbiamo supportarli nei loro sforzi di far vincere l'idea di un Islam moderato, moderno, solidale e compassionevole contro tutti quelli che lo interpretano in modo deviato, rendendolo una religione violenta. In sintonia con quello che ha detto ora il Dalai Lama, il 4 novembre, non di quest'anno, dell'anno scorso già era questo il discorso. I soldi della guerra devono andare a finire nel campo educativo, che è la cosa più potente per cambiare il mondo. Il mondo cambia con tre fattori. Quello, il campo affettivo devi curare, quello educativo e quello culturale, stop. Queste sono le forme più potenti che ha l'uomo, altro non c'è. A Gesualdo Bufalino, quando hanno chiesto come si sconfigge la mafia, e i giornalisti aspettavano una grande risposta, è arrivata la grande risposta, era molto sintetica però, e si sconfigge la mafia con tanti buoni maestri elementari. Perciò è il cambio culturale dalla radice, la nuova generazione deve essere educata bene. Se vuoi capire uno Stato chi è, o una famiglia com'è, la cartina di tornasole è quanto investi sulla cultura e sulla scuola. Ecco, lo Stato italiano non investe abbastanza. Il 29 e 30 maggio faremo la prima giornata mondiale del perdono e praticamente sarà un percorso straordinario, che c'è anche l'Istituto Superiore della Sanità, perché è un percorso educativo che si farà nelle scuole. È un percorso per, non è il perdono inteso religioso, ma è proprio un percorso veramente che si farà nelle scuole per irrobustire. La prima giornata mondiale del perdono si farà a Messina con tanti artisti, con tante persone di alto livello, e chissà se non verrà anche il Dalai Lama, che l'appoggio a una causa così importante, dove veramente è simbolo
di tutte le battaglie contro veramente chi non si è potuto difendere. E loro si difendono a testa alta con la non violenza, che non è una debolezza, è una forza.